Il Movimento dei Verdi ha presentato nel corso di una conferenza stampa a Taranto i candidati alle prossime elezioni regionali, fatto il punto anche sulle linee guida della campagna elettorale. I temi principali sono quelli legati alla crisi climatica, la tutela del territorio, l'emergenza sanitaria, la giustizia ambientale e sociale. Sono questi i temi che dovranno occupare un posto prioritario, è stato detto in conferenza stampa, nelle scelte, nelle politiche della Regione Puglia. In sintonia con questa linea, ha detto Angelo Bonelli, Verdi, Europa Verde, parteciperanno alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese a sostegno di Michele Emiliano. Oggi Europa Verde presenta la lista e i propri candidati: Eliana Baldo, avvocato, e Nino Carbotti, storico leader del movimento ambientalista tarantino. Ecco, abbiamo deciso di presentarci sostenendo anche Emiliano, e sappiamo che ci sono delle contraddizioni in merito, però riteniamo questo sia giusto farlo perché è importante portare persone preparate, competenti e coerenti per determinare una svolta nel Consiglio regionale della Puglia, fuori dai trasformismi. Si fossero attuati i progetti che hanno fatto i tedeschi con la Ruhr o gli spagnoli a Bilbao, bene, oggi Taranto sarebbe un gioiello dal punto di vista economico, con un rilancio occupazionale dal punto di vista industriale e ambientale, attraverso una radicale conversione industriale che non può non prescindere dalla chiusura delle fonti inquinanti. Questo noi diremo nel Consiglio regionale della Puglia. Credo che a questo punto i tempi siano maturi per desiderare quel cambiamento ecologista e per rafforzare e realizzare la riconversione economica di questo territorio.